state a questo ultimo appuntamento prima dell'estate, perché poi si riprenderà dopo l'estate con queste bellissime, interessantissime conferenze, proprio perché l'associazione Biblioteca Pietro De Seta ha come scopo anche questo di approfondire delle tematiche di alto livello culturale, toccando un po' i personaggi che sono calabresi ma anche oltre la Calabria. E oggi ci occupiamo dei filosofi Bernardino D'Alessio e Tommaso Campanella. E siamo nel periodo rinascimentale, in particolare con Bernardino D'Alessio e Tommaso Campanella, in quel filone filosofico poi denominato naturalismo rinascimentale. E c'è un'attenzione nuova, rinata, particolare per la natura, per le leggi della natura, per la concezione dell'uomo rispetto alla natura e anche del rapporto tra Dio e la natura. Infatti questi due filosofi ebbero anche parecchi problemi con la Chiesa del tempo, proprio per l'approfondimento che loro fecero sul piano del rapporto tra la natura e Dio. Sono due filosofi calabresi, uno nato a Cosenza prima, parliamo di Bernardino D'Alessio, agli inizi del Cinquecento, per fortuna per lui, rispetto anche a quella che era la vita, il tempo, ebbe lunga vita Bernardino D'Alessio, una vita certamente ricca e che gli consentì anche di vivere, di crescere, studiare fuori Cosenza, perché lui toccò Roma, toccò Milano, toccò Padova, dove approfondì i suoi studi di matematica, di filosofia e persino di ottica. Lui, infatti, c'è un'opera di Bernardino D'Alessio che si intitola De Iride, se non mi sbaglio. Quella più famosa è De Rerum Iusta Propria Principis. Bernardino D'Alessio appunto copre un po' tutto il Cinquecento. Tommaso Campanella prenderà le mosse dalle conclusioni di D'Alessio, per certi versi si distaccherà, poi ovviamente noi approfondiremo questo. Il periodo è particolarmente fervido, perché quando si fa riferimento al Rinascimento, generalmente si pensa, dal punto di vista artistico, letterario, alle città di Roma, alle città di Venezia, alle città di Firenze. La Calabria conosce nel Rinascimento un periodo particolarmente fecondo, soprattutto dal punto di vista artistico, e Fuscaldo nel periodo del Rinascimento gioca un ruolo importante sul piano artistico, e ne sono l'esempio questo palazzo stesso, Palazzo Mazzei, Palazzo Valenza e Palazzo Montesani. Se ci spostiamo un po' più in là, il castello di San Gineto e poi così andando altre opere. Quindi è dal punto di vista artistico un'età molto importante anche per la Calabria. C'è una rinascita civile, c'è una rinascita economica nel Cinquecento anche in Calabria, dove non era così netto il divario tra nord e sud, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico. Dal punto di vista culturale basti pensare alla tanto nominata Accademia Cosentina, che nasce nel 1511. L'Accademia Cosentina, che originariamente era denominata Accademia Parrasiana, poi dopo poi Accademia Telesiana e poi Accademia Cosentina. Sì, l'Accademia Cosentina fu tra le prime in Europa e nel Regno di Napoli la seconda. Aveva il compito ovviamente di diffondere la cultura, di appoggiare i vari artisti del tempo, e conobbe ovviamente periodi di grande interesse, di grande movimento, dicendo dell'Accademia Cosentina, che
no, i filosofi Bernardino Telesi e Tommaso Campanella, le sorti di Bernardino Telesi e Tommaso Campanella saranno legatissime anche all'Accademia Cosentina, per quanto riguarda Bernardino Telesio, perché a un certo punto Bernardino Telesio fa ritorno in Calabria e allora reindirizza l'Accademia Cosentina, che era più vocata alla letteratura, e allora la reindirizza verso la filosofia. Invece, come si lega la vita di Tommaso Campanella all'Accademia Cosentina? In tutt'altra direzione, perché a un certo punto della sua vita Tommaso Campanella fa rientro in Calabria, ma partecipa ad una rivoluzione contro il potere spagnolo, e la punizione fu la chiusura a un certo punto dell'Accademia Cosentina. Insomma, hanno giocato, anche se diversamente, un ruolo sulla vita dell'Accademia Cosentina. Parlavamo, e chiudo velocemente, però è bene ricordarlo anche per noi calabresi, che questo è un periodo di grande rinascita economica. E la produzione agricola, la nascita di cantieri navali, lo sviluppo di certe pratiche commerciali, anche grazie alla presenza di alcuni immigrati albanesi in quel periodo, che determinano l'aumento della popolazione e quindi l'aumento di queste attività. E intorno a queste attività ovviamente nasce tutto un mercato bancario, creditizio molto importante. Allora, a questo punto lasciamo al professore Scerbo, che ringraziamo come sempre per la sua partecipazione e per tutti gli stimoli che ci dà, e dirci quello che è bello sapere su Bernardino Telesio e Tommaso Campanella. Innanzitutto grazie a voi per essere qui, grazie a Gianni e ad Antonella che hanno voluto invitarmi a partecipare a questa, a quest'incontro. Io, come ho detto a Gianni, tra l'altro scrivendo un messaggio la volta scorsa, per me fu Scaldo un luogo dell'anima, nel senso che è uno di quei posti a cui sono molto legato proprio sul piano affettivo, e quindi per me tornare a venire a Fuscaldo è come andare a casa, insomma, andare in un altro luogo dove io ho trascorso tra l'altro molto tempo, dove insomma ho conosciuto tanta gente, insomma ho vissuto il paese, e tra l'altro io ritengo sia uno dei paesi più belli della Calabria in assoluto, quindi ogni volta che vedo, che ritorno, ritrovo quella stessa bellezza che ogni anno mi folgorava quando venivamo qui, si veniva qui a trascorrere le giornate, soprattutto nel periodo estivo. Quindi lo faccio, il ritorno che lo faccio sempre con grande piacere. Questo aggiungo un'altra cosa. Io penso che nella nostra terra, che è una terra bellissima ma maledetta purtroppo, le università hanno una funzione ulteriore rispetto a tutti gli altri luoghi, cioè non sono soltanto luoghi di ricerca, luoghi di, come di trasmissione del sapere, ma hanno una funzione ulteriore che è quella di dare un contributo al, non dico allo sviluppo della terra, ma alla conoscenza e al sapere delle cose che a noi appartengono e che costituiscono la nostra identità e che spesso e volentieri in realtà sono dimenticate. Questo vale nel caso nostro per questi autori. Autori, la volta scorsa abbiamo parlato di Gioacchino da Fiore, oggi parleremo di Telesio e di Campanella, due autori che sono due grandi pensatori della calabresi, ma non sono solo loro, ce ne sono tanti altri, sono giuristi, ci sono filosofi, ci sono letterati, ci sono critici, che noi in qualche maniera, non dico abbiamo snobbato, perché non è così, ma spesso e volentieri sono stati un po' messi nel dimenticatoio, considerati in maniera minore rispetto a tanti altri. E allora la nostra idea deve essere quella di non solo di riscoprire, ma di dare proprio importanza a questi autori, soprattutto per il contributo che hanno dato allo sviluppo della cultura nel nostro paese. E questi due, tra l'altro, Telesio e Campanella, sono due di quei grandissimi autori che in realtà hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo della cultura del nostro tempo, del nostro paese, della nostra Italia,
che hanno avuto però un destino diverso, nel senso che il destino di Campanella è un destino, come dire, forse maggiormente vivace. La conoscenza di Campanella è soprattutto dovuta a questa sua opera utopistica, che è La città del sole, che è diventata, insomma, un'opera conosciuta da tutti, letta da tutti, approfondita da tutti, però probabilmente Campanella è meno profondo per certi versi sul piano filosofico rispetto a Telesio, ma Telesio tra i due è quello che è conosciuto di meno, meno osannato, meno, non dico meno citato, ma insomma meno valutato, e questo per motivi diversi a cui ora faremo riferimento. Però è un personaggio ed è un pensatore di una grandezza straordinaria, che ha necessità di essere rimesso in circolazione, ma dando anche il giusto peso e il giusto merito alle cose che ha detto e alle cose che ha fatto. Ora, io un po' vorrei ripartire come la volta scorsa, parlando di Gioacchino da Fiore, parlare un po' del contesto, perché questi autori non sono facili, cioè non era facile Gioacchino, ma non sono semplici neanche loro due. E non essendo semplici, bisogna cercare anche di dare una sorta di valutazione di carattere generale per inserirle in un contesto ben preciso e per capire qual è il vero apporto, il reale apporto che è stato dato sia da Telesio che da Campanella. Allora, siamo in pieno Cinquecento, con Campanella arriviamo all'inizio del Seicento. Telesio nasce nel 1509, io non sono molto ferrato con le date, mi ricordo muore nel 1588, quindi lui attraversa tutto il Cinquecento. Campanella nasce nella prima metà, quasi alla fine della prima metà del 600, del 500, e muore nel 1639, vorrei, può darsi che invece tanto sia 38, 36, ma insomma in quel periodo siamo lì. Quindi il periodo è questo, è un periodo molto particolare, è un periodo molto particolare perché in realtà è caratterizzato da due cose fondamentali. Una è la riforma protestante. 1517 Lutero pubblica sulla porta del Duomo di Wittenberg le 95 tesi e da lì scaturisce quella che sarà la riforma protestante. Cioè, attenzione che Lutero è un monaco agostiniano, quindi non è uno che viene da un contesto anche culturale, anche ecclesiastico, che è molto preciso. Però in realtà inaugura un modo di vedere il rapporto con la Chiesa, con l'istituzione ecclesiastica, in maniera radicalmente diversa. Non dimentichiamoci un'altra cosa, questo per capire anche perché poi scrive Tommaso Campanella La città del sole. L'anno prima, del 1517, cioè 1516, Tommaso Moro pubblica Utopia, o Utopia in realtà dovrebbe essere, che è il primo, se volete, vero scritto in carattere utopistico, che inaugura un processo assolutamente nuovo. Allora, utopia in realtà è un termine che viene dal greco, no? Qui lo possiamo intendere in due modi diversi, o iupson privativa, cioè la o privativa e topos, quindi l'assenza di luogo e non luogo, o u iupson intesa come contrazione di eo, che significa bene, quindi sarebbe il migliore luogo possibile. In realtà l'utopia è tutte e due, cioè è il non luogo che non esiste, ma che è il migliore luogo possibile. E ha una, attenzione, non è una, come dire, un esperimento letterario, non è un esperimento per così dire puramente culturale, è in realtà un modo di affrontare, un modello nuovo, se volete, di affrontare il pensiero politico. È un'opera di carattere politico che viene definita in maniera diversa rispetto all'usuale, cioè non si scrivono i saggi, ma si scrive un'opera che però dà un messaggio preciso sul piano politico e sul piano giuridico, se volete. Qual è la caratteristica dell'utopia? Le sintetizzo. La caratteristica dell'utopia sono due. La prima caratteristica è
là il rifiuto della realtà esistente. Quindi se noi prendiamo l'utopia di Moro, la città del sole di Campanella, e la mettiamo in negativo, noi riusciamo a capire tutto ciò che è la realtà esistente che viene assolutamente negata, cioè cosa non funziona. E l'altro aspetto invece l'elemento positivo, cioè io tiro fuori un racconto, una narrazione che tende a ovviare a tutto ciò che non funziona nella realtà esistente costruendo l'esatto contrario, cioè al contrario di quello che c'è, diciamo Moro. Moro per esempio ha un problema nella Inghilterra del suo tempo, che è quello della povertà. E allora quello che lui crea, tanto per dire, è una società di uguali, dove non esiste la povertà, dove sono tutti sullo stesso piano e in realtà la povertà è stata eliminata. E vedremo che la città del sole avrà caratteristiche molto simili. Faceva prima riferimento all'avvocato a quell'esperienza della costruzione della Repubblica di Calabria, che è un esperimento, per così dire, utopistico, che poi confluisce nella città del sole. Nell'esperimento utopistico siamo alla fine del Cinquecento, 1598, la città del sole del 1602, quindi siamo a distanza di pochi anni, quindi è un percorso molto preciso. L'altro elemento di fondo è rappresentato dal grande sviluppo del pensiero scientifico, cioè negli inizi del Cinquecento in realtà inizia la scienza ad avere uno sviluppo straordinario, cioè faceva prima riferimento l'avvocato alla lettura della natura, cioè le leggi della natura vengono realizzate, vengono scoperte attraverso un metodo nuovo, un metodo assolutamente rivoluzionario per certi aspetti, che è il metodo della scienza. E qui arriva uno dei motivi per cui Telesio, per esempio, viene, come dire, quasi un po' dimenticato, perché purtroppo per Telesio, a distanza di qualche quasi contemporanea di Campanella, c'è Galileo Galilei. E allora arriva Galileo Galilei e Galileo Galilei in qualche maniera inaugura un sistema, che è il sistema della scienza, per la definizione delle leggi della natura. C'è un piccolo particolare, che in realtà questo metodo della scienza non lo sta inaugurando Galileo, ma in realtà lo ha inaugurato Telesio. E lo ha inaugurato un po' di anni prima di Galileo, soltanto che Galilei in realtà ha avuto questo grande, come dire, questa grande influenza, questa grande attenzione. E Telesio in un certo qual modo è stato, per così dire, oscurato e offuscato dalla presenza di questo grande e straordinario scienziato, che ovviamente fa qualcosa in più rispetto a Telesio, lo vedremo, ma che in realtà segue un percorso che è iniziato prima, ed è iniziato con Telesio. Allora, perché è importante questo contesto? Beh, è importante per una ragione ben precisa, e questo ci fa capire anche come determinate anche conseguenze che si hanno soprattutto sulla vita di Galileo Campanella, ma anche sul Telesio, su quelle che saranno sulla stessa vita di Galilei, in realtà hanno un significato. Perché cos'è che determina il grande sviluppo della scienza? Beh, il grande sviluppo della scienza determina in realtà l'applicazione delle norme, così dire, del metodo scientifico, cioè il metodo logico-deduttivo, faccio delle ipotesi, deduco, faccio gli esperimenti e quindi produco dei fatti, e la costruzione delle leggi della natura sulla base di questo metodo, ma che ovviamente cosa fa? Beh, mette in difficoltà quelle che erano le verità, per così dire, che provenivano dalla religione rivelata, quindi che provenivano dalla religione. Sono questi autori in opposizione alla Chiesa? No, e questa è la cosa bella. Però la Chiesa è molto più intelligente di quello che sembra, cioè riesce a guardare più lontano. Per dire, Galilei non mette mai in discussione il discorso sull'uomo. Quando lui parla della natura, lui dice: attenzione, le leggi della natura si leggono
nel libro, insomma, si leggono attraverso il metodo logico matematico, attraverso la geometria, tutto quello che volete, ma non le leggi dell'uomo, perché le leggi dell'uomo vanno lette nel libro della rivelazione, cioè nella Bibbia. Quindi è molto chiaro in questo Galileo. E non è che gli altri autori sono diversi. Se voi prendete la città del sole di Campanella, colui il quale regge la città del sole è un sacerdote, cioè non è uno che è fuori dalla Chiesa, no? È un sacerdote, quindi è qualcuno che in qualche maniera è all'interno della istituzione ecclesiastica. Allora, però, qual è il problema? Cioè, cos'è che in realtà la Chiesa riesce a vedere che in qualche modo è, come dire, ha qualche problema, crea qualche problema? Mette, comincia a vedere la Chiesa il fatto che è vero che questi autori, ma questo vale anche per Cartesio, tanto per dire, no? Il padre del razionalismo, quindi cogito, ergo sum, la ragione, eccetera, ma lui chiarisce in maniera molto precisa che c'è una res extensa, cioè un mondo della natura che si definisce in termini matematici, e c'è una res cogitans, cioè un mondo che appartiene, che è quello dell'uomo, che non si può determinare matematicamente. Quindi sono due mondi diversi. Uno è la natura, uno è l'uomo. La natura va in quel modo, le leggi dell'uomo vanno lette sempre in quel senso, cioè attraverso la Bibbia, eccetera, eccetera. Ma la Chiesa si rende conto di una cosa, che se io comincio a ragionare sul fatto che attraverso quel metodo sono in grado di percepire le leggi della natura, questo significa che qualcosa che si trova nella Bibbia può cominciare ad essere messo in discussione. E il problema non è di tipo intellettuale, cioè non riguarda gli intellettuali, ma riguarda il popolo. Cioè il popolo comincia a porsi delle domande, ma le cose vanno proprio in quella direzione? Sono state fatte proprio così come sono state dette, come si trovano nella Bibbia? Ed è questo che in realtà è il timore che ha la Chiesa. E il timore che ha la Chiesa significa che io devo stoppare quel tipo di sviluppo. Perché cosa c'è dietro? La possibilità che a un certo punto queste leggi della natura, questo metodo scientifico, si comincia ad applicare anche all'uomo. E curiosamente questo avviene però, non è che rimano lì, cioè la Chiesa quando mette, come dire, sotto torchio Galileo, quando mette in carcere Mai Campanella per 26-27 anni, in realtà lo sta facendo perché cerca di frenare quello che potrebbe essere il contesto e anticipa quello che potrebbe accadere successivamente, che accade perché nel 1642 Thomas Hobbes scrive il Decide, quello che si chiama gli elementi filosofici sul cittadino. E che cosa fa Hobbes? E qui si lega alla riforma, perché non dimentichiamoci che i giusnaturalisti, Hobbes, Locke, Rousseau, sono tutti di religione riformata, cioè vengono dalla riforma, anglicane, protestanti, no? Che cosa scrive Hobbes nel 1642? Nel premio alla Decive, a un certo punto scrive questa cosa qui, e lo cito testualmente: se si conoscessero con uguale certezza le leggi dell'uomo come si conoscono le regole della geometria, sarebbero debellate ambizione e avidità. Quindi, se io riesco a conoscere le leggi dell'uomo con la stessa certezza con cui conosco le leggi della natura, i problemi dell'uomo sarebbero risolti. E allora cosa fa Hobbes? Prende il metodo scientifico, cioè quel metodo che deriva da Telesio, che deriva da Galilei, e lo applica alle leggi dell'uomo, cioè lo applica alla, come dire, alla determinazione di quali possono essere le leggi dell'uomo, e costruisce un sistema politico, giuridico, filosofico, in cui in realtà determina tutto questo. Come lo fa? Lo fa inventandosi una ipotesi, che è quella dello stato di natura, poi costruendo un'altra ipotesi, che è quella del contratto sociale, e realizzando un sistema fondato sul passaggio dallo stato di natura allo stato di società e la costruzione dello Stato, soggetto Stato con la S maiuscola,
dello Stato come un soggetto che è altro rispetto alla società civile, cioè ha realizzato le leggi dell'uomo. Lui ha cominciato a realizzare le leggi dell'uomo. Per fare questo però ha bisogno di un'altra cosa, ha bisogno, uno, di separare la teologia dalla filosofia, ed è quello che fa nel De Corpore, nel De Homine, cioè la filosofia è una cosa, la teologia è una cosa, la filosofia è un'altra. La filosofia non può essere condizionata dalla teologia, cioè non può essere condizionata da quelle che sono le regole che valgono per la fede, e per... dall'altra riduce, ed è questo il grave, la cosa un po' più grave, riduce la filosofia a scienza. Cioè la filosofia non è più la filosofia di Aristotele, di Sant'Agostino, di San Tommaso, di Platone, compagnia cantante, ma la filosofia diventa perfettamente corrispondente alla scienza, la riduzione della filosofia a scienza. Allora, questo percorso fa sì che tutto quello che si viene a determinare in realtà era già presente in Telesio prima, passa attraverso Galileo, ma era presente in Campanella. Quindi questo fa capire perché la Chiesa si muove contro questi autori, poi vedremo con Campanella c'è qualcosa in più che viene ad essere definito, ma dall'altro punto di vista fa comprendere il percorso che si sta svolgendo. Cioè tra 500 e inizi del 600 in realtà noi abbiamo un cambiamento radicale del modo di ragionare e di pensare sull'uomo, sulla politica, sul diritto, sulla società. Ed è quello che ci ritroviamo oggi, attenzione, non è una cosa che è stata superata. Quello che noi abbiamo oggi è questo modello. Noi pensiamo allo Stato e pensiamo allo Stato come qualcosa che è altro rispetto a noi. Noi parliamo dello Stato come se fosse un altro soggetto. Lo Stato è un soggetto astratto, non esiste lo Stato. Lo Stato è una costruzione, ma chi è che ha fatto una costruzione? Ma l'ha fatta, hanno fatto questi autori e poi l'hanno seguito Kant, Hegel, Marx, tutti quelli che volete voi. Allora, capite bene che questo modello è un modello che aveva la funzione di sostituire le leggi della scienza, il metodo della scienza, alla filosofia. Ma tutto questo in realtà nasce da Telesio, cioè Galilei arriva leggermente dopo, ma nasce da Telesio, perché in realtà il primo autore che mette in campo queste cose qui è, negli inizi del Cinquecento, proprio Bernardino Telesio, che in qualche modo è offuscato da questa figura di Galilei. Questa premessa è necessaria perché così riusciamo un po' anche a capire sia il valore di autori di questo tipo, sia per capire perché determinati fenomeni si sono venuti a determinare. Ora, partiamo da Campanella e poi torniamo indietro su Telesio. Campanella nel 1598, nei vari giri a cui anche faceva riferimento l'avvocato nella sua introduzione, nel 1598 arriva e ritorna in Calabria. In realtà mi dispiace che non c'è l'amico della volta scorsa che è di Nicastro, si ferma a Nicastro e nel 1598 si ferma per un mese a Nicastro e lì comincia a ordire questa idea della costruzione di una Repubblica di Calabria. Lo fa con il supporto, tra l'altro, del vescovo di allora di Nicastro, quindi non è isolato, soltanto che questo processo, diciamo, quest'utopia che lui voleva realizzare non va a buon fine. Purtroppo viene scoperto, viene in qualche maniera viene tradito, vengono traditi tutti, e in realtà poi per lui inizia la fase della condanna e quindi della prigionia per oltre 26 anni. E su che cosa poggia questo progetto? Perché lui progetta una Repubblica di Calabria? Beh, e qui abbiamo i prodromi di quella che sarà la Città del Sole. In realtà lui fa un'analisi molto precisa della realtà calabrese in quel momento, e ciò che lui vuole creare è in realtà l'idea di una situazione, di una repubblica che sia, come dire, che elimini quelli che sono i problemi, le condizioni esistenziali del tempo fondati sulla miseria, sulla degradazione, sulla povertà. Cioè lui vuole sostituire quello stato di miseria,
quello stato di povertà, in qualcosa che riesca in qualche modo a dare una sorta di sviluppo a questa terra, perché ritiene che quella arretratezza culturale e quella disuguaglianza sociale che c'era in realtà potevano essere eliminate, ma attraverso questa idea, questo modello di repubblica, che ovviamente non va in porto e che va, come dire, realizza in maniera, insomma, che non riesce a realizzare, che poi in realtà lui trasformerà in questa operetta della città del sole nel 1602, quando poi è già in carcere. Allora, e qui io vi potrei andare, ma non voglio andare sulla città del sole, perché poi, insomma, la conoscete tutti, non ha senso che mi soffermi sulla città del sole. A me interessa invece andare un po' indietro, perché da dove nasce tutto quello? Perché arriva nel 1598 a fare questa opera? Beh, in realtà perché lui una decina, anzi più di una decina di anni prima, e qui siamo ancora a Nicastro in realtà, lui studia in maniera molto forte, lui è in un convento domenicano di Nicastro e ci sta dal 1585 al 1587, quindi quasi due anni. In realtà in questo convento lui comincia ad affrontare sia gli studi filosofici sia gli studi teologici, e in quel periodo in realtà si imbatte appunto nella, come dire, nell'opera di Telesio, no? Si imbatte nell'opera di Telesio. Lui comincia a studiare la natura, di questo studio della natura c'è un testo che in realtà è andato perduto, che appunto si intitola De Investigatione Rerum, ma che non esiste in realtà, che non c'è più, e di cui poi noi troviamo riscontro in un'altra opera successiva, che è Del senso delle cose. Lui comincia a fare questo studio, e questo studio lo fa sulla base dell'opera di Telesio, e lo fa sulla base dell'opera di Telesio perché in realtà in quel momento quello che lui vuole mettere in discussione è le fondamenta del pensiero del tempo, che è di matrice aristotelica, cioè l'origine delle idee che vanno in quel momento sono legate ad Aristotele, e se c'è un forte anti-aristotelismo, questo lo si ritrova proprio nel pensiero di Telesio. Telesio è fortemente anti-aristotelico. Perché? Ma per un motivo molto serio, non dimenticate, Aristotele è quello che pensava che c'era un motore primo, no? Cioè c'era qualcosa che al di là della natura, che in qualche modo costituiva una sorta di origine. E non dimentichiamoci neppure che il pensiero di Aristotele arriva nell'ambito degli studi teologici, del pensiero teologico, attraverso San Tommaso. Quindi San Tommaso riprende Aristotele, lo utilizza, e in realtà la scolastica diventa un po' il punto di riferimento per gli studi teologici del tempo. Se ricordate la volta scorsa che ho parlato di Gioacchino, avevo messo in contrapposizione Agostino e San Tommaso, per intenderci. Allora, che cosa fa Campanella? Campanella, nel cercare di mettere in discussione l'opera di Aristotele, si avvicina appunto al pensiero di Telesio. Ora, in realtà che cos'è che lui sta cercando di fare? Lui sta cercando di fare qualcosa, e queste ve le salto tutte queste cose qui, perché non voglio tagliarvi più di tanto, mi interessa la cosa, diciamo, le cose essenziali. Lui, Campanella, che cosa fa attraverso quest'opera? In realtà quello che lui sta cercando di fare è di costruire un rapporto con la natura che sia di tipo diverso rispetto a quello di Aristotele, quindi di affrontarlo in maniera differente. Ora, il naturalismo di Telesio, a cui faceva prima riferimento l'avvocato, naturalismo fisico, naturalismo dove c'è anche una forma di sperimentalismo, in realtà costituisce l'antecedente più diretto dello sperimentalismo scientifico di Galileo. Allora, che cos'è che sostiene Telesio in maniera molto precisa?
lui dice, guardate che i principi e le regole non si trovano fuori dalla natura, ma si trovano all'interno della natura, sono già nella natura. E in realtà non è necessario per poterle recuperare utilizzare quello che è il metodo aristotelico, il metodo sinologistico, cioè quel metodo attraverso il quale in maniera, come dire, partendo da determinate premesse sillogistiche, arriva alla conoscenza. Non c'è bisogno, i principi e le regole sono lì, cioè non c'è bisogno di andarla a recuperare chissà cosa. Tanto è vero che Telesio fa un'operazione molto interessante, che è quella, per così dire, di saltare all'indietro il pensiero greco, di saltare Aristotele, di saltare Platone e di ritornare presocratici. Se qualcuno ricorda Taleta, Anassimene, che Anassimene, il mio professore, se avesse detto Anassimene mi avrebbe ucciso, ma questa era la fissazione sua, ma Anassimene, ma comunque va bene anche Anassimene, quello è quello. È quello lì, i cosiddetti ilozoisti, per intenderci, che erano quelli che ragionavano sulla natura, cioè loro ponevano il problema che si ponevano. Era quello dell'aria, l'infinito, l'acqua, il fuoco, eccetera, eccetera, tutto quello che volevano. Quindi c'è una sorta di salto all'indietro, quindi non Aristotele, non Platone, ritorniamo ai presocratici. E che cosa vuol dire, cosa serve questo? Cioè, serve a Telesio per dire che in realtà i fenomeni della natura sono fenomeni che si possono spiegare attraverso semplicemente principi fisici. Cioè, non c'è bisogno di andarla a trovare chissà dove. Si trovano soltanto all'interno della natura e attraverso principi fisici. E come si colgono questi principi fisici? Si colgono attraverso i sensi, attraverso la sensazione. E da qui nasce quell'idea che in realtà non vi è alcun riferimento, cioè ad alcuna entità metafisica, non c'è alcun riferimento a un motore primo delle cose a cui faceva riferimento Aristotele, cioè che attraverso i sensi sono in grado di recuperare la conoscenza della realtà e quindi la conoscenza della natura. Ora, come dire, questa idea è un'idea che appassiona Campanella, perché Campanella comincia a pensare che di fronte alla natura si possa utilizzare un sistema che è diverso da quello aristotelico, no? Che lui non convinceva granché. E quest'opera, diciamo, di Campanella, che avviene attraverso l'approfondimento di Telesio, in realtà determina, per così dire, un po' quello che è il suo sostrato, il suo principio fondamentale, quelli che sono poi i principi fondamentali che lui viene a realizzare. Scrive quest'opera, Filosofia Sensibus Demonstrata, cioè la filosofia dimostrata attraverso i sensi, attraverso le sensazioni, e in realtà lo fa attraverso Telesio. Cioè lui che cosa fa? Prende l'idea che quella considerazione che c'è una sorta di eternità, dell'uniformità, l'inalterabilità, cioè tutte quelle cose che arrivavano dal pensiero di Aristotele passato attraverso San Tommaso, in realtà non funzionano, nel senso che non si vuole far sì che ci sia una sorta di riferimento divino necessariamente determinato, per cui non è necessario il riferimento divino per spiegare l'uomo, ma questo c'era già in Telesio, è Telesio che lo dice, Campanella lo approfondisce, ma lui non fa altro che approfondire quello che Telesio aveva già costruito, cioè si può arrivare alla definizione della natura attraverso i sensi e attraverso i principi fisici. Quindi questo significa che in realtà non vi è una sorta di rifiuto della creazione dell'universo che proviene da altre parti. Allora, cos'è che in realtà fa Aristotele e vediamo invece cosa fa Telesio? Beh, Aristotele distingue tra la natura da una parte e dall'altra, l'elemento per così dire ulteriore rispetto alla natura. Questa
questa distinzione si trasforma e si traduce nella distinzione tra materia e forma. La materia è quella che si ritrova nella natura, la forma, che è quella spirituale, è quella che è un principio superiore alla natura. Questo fa risposta. Telesio qui comincia a differenziare e dice: attenzione, più che parlare di materia, noi dobbiamo parlare di massa materiale, cioè di una sostanza, di qualcosa che è concreto e che si presenta come corporeità, e questo si presenta come corporeità in tutte le cose. Quindi non la materia, ma la massa, questa massa corporea che è presente in tutte le cose. E dall'altra parte non più la forma, quindi l'elemento spirituale che fa riferimento a qualcosa di superiore alla natura, ma la forza. Anzi, lui dice le forze, perché le forze in realtà sono due, e queste forze sono il calore da una parte e il freddo dall'altra, che risiedono nel sole da una parte e nella terra dall'altra. Queste due forze in realtà non sono proprietà della materia, non sono proprietà della massa, ma in realtà sono energie che hanno come funzione quelle di metterle in moto, di trasformarle, di modificarle. Allora, con questa semplice distinzione, cos'è che lui sta facendo? Sta togliendo fuori da ogni valutazione sulla natura qualunque cosa ha a che fare con lo spirito e che ha a che fare con qualcosa di esterno alla natura. Tutto ciò che avviene all'interno della natura avviene attraverso delle leggi e dei principi che sono fisici e attraverso delle energie, calore e freddo, che in realtà determinano tutte queste modificazioni. Cioè, significa, quando io sto lavorando sulla natura, non posso fare riferimento a Dio, non posso fare riferimento a un principio ulteriore, ma io in realtà devo fare riferimento a tutto ciò che è in grado di spiegarmi la natura attraverso la natura. Che non è un piccolo particolare, non è un piccolo particolare. Quindi la materia, la natura si prespiega attraverso la natura. E l'anima? Ebbè, anche qui arriva Telesio e dice: beh, anche l'anima, attenzione, perché l'anima in realtà ha una caratteristica, è quella della corporeità, cioè la corporeità non riguarda solo le cose fisiche, ma riguarda anche l'anima, perché sull'anima curiosamente agiscono le forze, cioè il calore e il freddo. Quindi l'elemento spirituale nella testa e nel pensiero di Telesio viene completamente, per così dire, esautorato rispetto alla conoscenza della natura e delle leggi della natura. Ora, queste considerazioni ritornano per intero nel pensiero di Campanella, ritornano assolutamente per intero, cioè anche lui parla della distinzione della materia rispetto, rispetto alla forza, anche lui parla del calore, del freddo, eccetera, eccetera. Cos'è che fa la differenza? Perché Telesio inaugura un percorso, cioè guardate, il percorso di Telesio è un percorso rivoluzionario rispetto al passato, cioè rispetto a una situazione nella quale qualsiasi cosa della natura si spiega attraverso Dio. Il Dio che è origine, il Dio che fa questo, cioè lui dà una spiegazione, però attenzione, qui non c'è la messa in discussione di Dio, perché la cosa su cui bisognerebbe ogni tanto pensare. A lui non gli si pone il problema di Dio, cioè il problema suo è: io sto lavorando sulla natura, cioè l'idea di Dio in realtà non c'è, non mi interessa, non ci arrivo, non, tant'è che a un certo punto lui parla, vedremo, di un'anima superaddita, che è un'anima che proviene da Dio e che in realtà non è conoscibile. Quindi non è che c'è qualcosa, non c'è un attacco alla Chiesa, non c'è un attacco alla religione, alla fede, eccetera. Cosa fa Campanella? Perché per Campanella, come per Telesio, in realtà, o meglio, per Telesio ogni conoscenza si riduce alla sensazione. Per Campanella, in realtà, il punto è che la conoscenza di carattere fisico non è fine a se stessa. Cioè, Campanella fa un passo in più rispetto a Telesio. Dice in realtà quello che Telesio non dice. Per Telesio la conoscenza è solo fisica, è solo sensazione, lui fa un passo in avanti e dice una cosa diversa. Attenzione,
perché la concezione fisica non è fine a se stessa, ma è finalizzata ad un'apertura metafisica, cioè in realtà questa conoscenza della natura deve essere inserita in un contesto che è quello metafisico, cioè quello che va al di là della natura e che si inserisce in un contesto, se volete, in una visione che è di carattere cristiano. Quindi Campanella sta facendo un'operazione in cui, come dire, cerca di recuperare il pensiero di Telesio, ma non inserendolo in una visione che è una visione cristiana. Quindi quell'elemento metafisico che in Telesio in qualche maniera messo un po' da parte, messo da canto, in realtà in Campanella viene recuperato di sana piana. Allora, per intenderci, lui scrive quell'opera a cui si faceva prima riferimento sulla natura, iuxta propria principio. Ecco, questo è il fine di Telesio. Io voglio conoscere la natura iuxta propria principio, cioè in relazione semplicemente a quelli che sono i principi suoi. Questo è il mio fine. Beh, per Campanella il fine non è questo. Cioè, per Campanella, come dire, la natura rappresenta invece uno strumento di Dio. Quindi, io lo conosco attraverso i propri principi, come per Telesio, ma non finisce tutto lì, perché in realtà la natura è uno strumento di Dio. Questo significa che la sua costruzione in realtà è una costruzione per la quale il mondo non è creato da nulla, come potrebbe sembrare, ma viene creata per opera di Dio. C'è un grande autore, grande critico di Campanella, che quando parla di Campanella dice: beh, la sua costruzione naturalistica si ripete quella di Telesio, però la sua in realtà è una cosmogonia escatologica, cioè è un'analisi di quelli che sono i principi della natura, ma con una finalità, che è una finalità verso l'infinito, verso la metafisica, verso qualcosa di assolutamente differente. Allora, detto questo, questo lo avverrei in evito perché non voglio, poi se no diventa troppo pesante. Il punto allora qual è, che cos'è che sta facendo Campanella da questo punto di vista? Campanella sta inserendo un modo di ragionare, un modo di pensare all'interno di un contesto che non può essere solamente quello strettamente naturalistico. Cioè è necessario anche che ci sia questa relazione con, se volete, la divinità, con qualcosa che sta al di là. Quindi, e qui che cosa succede? Beh, qui succede una cosa molto precisa, nel senso che lui fa una distinzione tra diversi tipi di sensazione o di sensus, parla della sensus additus, del sensus inditus, del sensus additus, cioè una serie di sensazioni differenti. Il punto qual è? Il punto è: c'è un senso che permette la conoscenza delle cose esterne, c'è un senso che consente la conoscenza di sé, per così dire. Ma c'è qualcosa di ulteriore che è rappresentato dalla mens, cioè rappresentato dalla mente. E questa mente è qualcosa che è infuso da Dio, quindi non è qualcosa che ha a che fare strettamente con la natura. E nel fatto che sia infuso da Dio, in realtà lui comincia a inserire questa visione in un contesto che è un contesto che è assolutamente di tipo cristiano. Tanto è vero che in realtà lui ripete continuamente il motivo trinitario, cioè quello della Padre, Figlio e Spirito Santo, e in realtà inserendo questa visione in un'ottica che è un'ottica più grande, un'ottica più vasta, un'ottica anche che va verso l'infinito, comincia a inserire questi elementi trinitari. E allora comincia a parlare delle tre primalità dell'essere, cioè l'idea della potenza, della sapienza e dell'amore. Comincia in qualche maniera a definire le cose che sono per certi versi differenti rispetto a Telesio,
perché in realtà, mentre Telesio pone una sorta di distinzione netta tra natura da una parte, tutto ciò che sta al di là della natura, per Campanella in realtà questa distinzione esiste fino a un certo punto. Cioè c'è una nana, ma io devo procedere e andare oltre, cioè proiettarmi oltre. E questo cambia anche il problema sia etico sia, per così dire, politico. Allora, in che senso? Beh, l'etica per Telesio è un'etica dove non c'è l'idea della virtù, alla maniera aristotelica, platonica, eccetera. La sua è una sorta di edonismo, per così dire, sensistico, cioè tutto è fondato sui sensi, sul piacere dei sensi e sul rispetto per i piaceri altrui. Cioè, in realtà si ha una visione morale quando non solo si rispettano i piaceri propri, ma si rispettano anche i piaceri degli altri. La visione invece di Campanella, proprio perché inserito in questo contesto, non è, per così dire, così ristretta e compressa. Ma la visione di Campanella è una visione in cui ritorna dentro l'idea della virtù. Quindi c'è la distinzione tra virtù e vizi. C'è in realtà quell'elemento che in Telesio manca, perché non c'è la proiezione verso l'aldilà, verso la divinità, mentre in Tommaso Campanella ritorna, perché in realtà questa visione è una visione che non può essere essenzialmente materialistica, ma deve esserci qualcosa che in realtà ha a che fare anche sull'aspetto di tipo spirituale. Quindi la virtù diventa uno degli elementi anche dell'aspetto, per così dire, etico e così dire morale. E ovviamente una ricaduta che in Telesio non c'è sul piano politico, invece c'è in Campanella. Cioè, quella visione di Telesio, che è una visione fondata su un certo principio, su un certo modello, e che va in una certa direzione, non ha una ricaduta politica. In Campanella sì, perché in Campanella, se tutto è proiettato in quella direzione, l'idea è quella che si deve poter costruire un sistema che sia eticamente sostenuto, e che quindi possa avere anche una ricaduta di tipo politico, perché si può costruire qualcosa fondato su quei principi, ma è fondato anche su quei valori etici, su quei valori morali, che in realtà a Telesio, diciamo la verità, non interessano fondamentalmente. E allora capite perché quell'esperienza, l'esperienza che arriva nel 1598-99, insomma alla fine del Cinquecento, con la costruzione della Repubblica di Calabria, poi si traduce nella Città del Sole del 1602, che poi viene ripresa e rimodificata intorno al 1611. Cioè un modello di costruzione di una struttura politica e giuridica, perché lì c'è anche una questione che ha a che fare con il diritto, che ha la funzione di mettere in evidenza la possibilità di eliminare i problemi materiali che ci sono nella vita collettiva, di costruire il senso della comunità, perché la sua idea è quella di costruire una comunità che abbia determinate caratteristiche e di realizzare l'armonia sociale. Ora, da che cosa è chiaro che lui sta riprendendo in testa l'utopia di Moro, che è venuta quasi un secolo prima. E quindi quella l'idea che in certo qual modo lui vuole recuperare. E allora, nello scrivere La Città del Sole, e lui mette insieme una serie di elementi. Un elemento è quello della scienza, che ha ripreso da Telesio e che vuole applicare nella costruzione razionale di un modello politico, e lo fa, per così dire, su basi scientifiche, cioè costruendo un sistema che abbia un senso proprio su base razionale, del tutto razionale, fondato sulla ragione, e dall'altro punto di vista in realtà interviene in sì e inserisce una serie di altri elementi. Sono quegli elementi che portano alla costruzione della cosiddetta religione naturale. Cioè io costruisco un modello, un sistema, che è un sistema, ed è qui l'applicazione del modello di Telesio alla politica, attraverso la realizzazione di una religione naturale.
La religione naturale ha un altro elemento che poi diventa religione rivelata quando discende appunto dai principi divini. Cioè, la religione naturale è qualcosa che però, ed è qui il problema che si creerà per Campanella e che lo porterà ad essere poi messo in prigione, tenuto per tanti anni, si combina con la magia. Allora, nel senso che l'opera di Carlo, se voi leggete La città del sole, lì ci sono tutta una serie di sistemi, di elementi che sono magici e di astrologia, astrologici. Cioè, proprio come è costruita la città, come si fanno, come si acquista l'educazione, eccetera. E qui c'è la distinzione netta con Telesio. Telesio è uno che si oppone alla magia, eh? Per Telesio la magia non ha nulla a che vedere con la costruzione né filosofica e tantomeno scientifica sulla conoscenza della natura. In realtà è quello che lui vuole mettere in evidenza, perché vedete questo ritorno all'antico, perché anche per lui c'è il ritorno agli ilozoisti, il ritorno è sempre lì, ma lui da lì comincia a riprendere altri fattori, come quello della magia. La magia che lui intende non è la magia come la intendiamo noi, perché sono anche lì distingue tre forme magiche di magia, la magia diabolica, insomma, eccetera. Vabbè, ma non sto qui, insomma, a entrare nel dettaglio. La magia che lui intende è la magia al modo dell'antichità. Cioè la magia è una dottrina che è speculativa e pratica insieme. La magia serve in realtà per costruire qualcosa che sul piano pratico ha un senso, che è operativo. Quindi non è la magia come dire, l'idea del mago Silvan o di David Copperfield, no, là, di Copperfield come si chiama lui, ma la magia a cui si fa riferimento è il modello magico dell'antichità, dottrina speculativa e pratica insieme, che ha l'idea essenzialmente di penetrare nelle forze più nascoste della natura. Cioè, mentre Telesio si ferma sulla conoscenza attraverso i principi, lui comincia a recuperare quelle forze che non si riescono a recuperare attraverso i principi e gli elementi fisici, ma che sono presenti nella natura e sono nascoste. La magia serve a questo, quindi è un modello che viene utilizzato su un piano strettamente pratico e che si interseca con l'astrologia, che lui definisce come, come dire, altissima sapienza, vi dico, questo me l'ero segnato, che consente la lettura degli aspetti celesti per comprendere i mutamenti del mondo. Allora, questo cosa significa? Significa l'uso delle scienze, il ritorno a qualcosa che sta al di là al di là appunto della natura stessa, per la realizzazione di un prospetto, di una prospettiva che è strettamente utopistica, ma in cui rimane ferma la relazione con Dio. Questo che sia chiaro. Campanella mette in evidenza la necessità della relazione con Dio e quindi anche la costruzione della città del sole in realtà è fatta attraverso tutta una serie di fattori e di elementi che sono legati anche alle istituzioni ecclesiastiche. Lui non mette in discussione la Chiesa. Lui non mette in discussione le istituzioni ecclesiastiche. Ma cos'è che in realtà la Chiesa non può approvare? La Chiesa non può approvare proprio questi elementi che lui inserisce. Allora, il timore viene. Uno, c'è l'ingresso della scienza che lui ha preso da Telesio e che utilizza nella città del sole. C'è l'ingresso della magia che lui intende alla maniera dell'antichità, ma sempre di magia si tratta. Inserisce in più l'astrologia vista come lettura delle costellazioni e dei corpi celesti. La Chiesa, di fronte a una cosa del genere, che volete che faccia? Fa una cosa molto semplice: condanna Campanella, lo mette da parte, perché in realtà capisce bene e comprende bene che se io inserisco tutte queste cose, in realtà metto in discussione quelle che sono le verità rivelate dalla Chiesa. Perché c'è un piccolo problema, il problema non riguarda, ripeto, la cultura e gli intellettuali, ma le ricadute sul popolo. Cioè il popolo, leggendo queste cose, cominciando ad approfondire questi aspetti, comincia a poter mettere in discussione quelle che sono le verità rivelate e comincia a mettere in discussione
è avere il dubbio su cose, ed è quello che non vuole la Chiesa. La Chiesa non vuole che si realizzi il dubbio sulle verità che propone, vuole in realtà mantenere il controllo di quelli che sono i messaggi che arrivano. Quindi questo determina la condanna di Galilei, questo determina la condanna di Campanelli, poi ma la Chiesa, ripeto, l'ha visto lontano, perché in realtà poi determinate cose si verificano realmente, cioè attraverso le leggi, diciamo attraverso il metodo della scienza, in realtà si cominciano a leggere anche le leggi dell'uomo, cioè i giusnaturalisti cominciano a leggere quelle che sono le leggi dell'uomo attraverso il metodo razionalistico, attraverso il metodo della scienza, e quindi la teologia comincia a diventare qualcosa di esterno, di estraneo, e che deve essere eliminato. Quindi non si può badare a cose del genere. Allora capite bene che il contributo che Telesio dà a Campanella, e che insieme danno allo sviluppo del pensiero per quella che è la modernità, è straordinario. È assolutamente straordinario, ed è qualcosa di cui ora possiamo anche discutere se va bene o non va bene, se ci piace o non ci piace, questo è un altro discorso, non è qui, non si danno dei giudizi, però l'idea che la modernità in realtà nasce da questi autori, e prima ancora già questa volta scorsa comincia già ad intravedersi con Gioacchino da Fiore, no? Con Gioacchino Fiore noi in realtà cominciamo ad entrare nella modernità attraverso il sensismo, il naturalismo sensistico di Telesio, attraverso il naturalismo sensistico e attraverso le opere utopistiche di Campanella, in realtà siamo proiettati pienamente nella modernità. Chi è che farà quest'opera? Non la faranno in realtà gli autori, come dicevo, cristiani, cattolici, eccetera, ma lo faranno in realtà quelli che sono, provengono da religioni riformate. Lo farà Hobbes, lo farà Locke, lo farà Rousseau, ce lo faranno tutti autori che sono calvinisti, che sono anglicani, cioè tutti autori che in realtà hanno, come dire, introiettato la riforma protestante e che quindi hanno messo in discussione tante delle cose che in realtà la Chiesa aveva messo in campo. Cos'è che dava fastidio, tanto per dire, cos'è che dà fastidio della, tra le tante cose della riforma protestante? Una delle cose che la riforma protestante mette in campo è che per arrivare alla salvezza non c'è bisogno di intermediari, cioè io ci arrivo da solo, no? Ci posso arrivare da solo, quindi non ho bisogno del sacerdote, del prete, non ho bisogno dell'istituzione che in qualche maniera mi dia indicazioni su come arrivare alla salvezza, ma io sono in grado di arrivarci da solo. Ora, questo è un contributo notevolissimo gliela dà Gutenberg con la realizzazione appunto dell'invenzione della stampa, perché la traduzione della Bibbia nella lingua che è del popolo e la possibilità che il popolo possa leggere direttamente la Bibbia e da lì arrivare alla costruzione della propria salvezza, in realtà ha messo in discussione l'istituzione della Chiesa. Cioè, che serve la Chiesa? Non serve a niente, perché se io ci posso arrivare da solo non c'è bisogno della Chiesa. Allora capite bene che in questo contesto l'opera di Campanella, l'opera di Telesio sono opere che in realtà magari non, cioè sicuramente loro non volevano, non è che volevano mettere in discussione tutto questo, ma danno un contributo fondamentale ai cambiamenti del pensiero della modernità e all'idea di un modo moderno, nuovo, diverso di ragionare e di pensare rispetto a quella che era la classicità. Ora, io vi dico un'altra cosa, qui chiudo e mi fermo. Non è che a me la modernità mi piace moltissimo, questo lo dico così tanto per chiarire, cioè non è che io sono un grande amante della modernità, io dico che la modernità ha costruito un sacco di, come dire, di problemi. Questo che sia chiaro. Noi abbiamo un modo di ragionare sulla politica e sul diritto che deriva direttamente da questi autori, cioè da Hobbes, da Locke, da Rousseau, da Kant, Hegel, Marx, eccetera. Così che hanno costruito, detto proprio in soldoni ve lo dico, hanno costruito un modello per il quale l'uomo non è naturalmente portato a vivere in comunità. Nella loro testa, cioè nella costruzione che loro fanno, con l'idea dello stato di natura, l'uomo vive in una condizione che è di originaria solitudine. Va bene?
Dopodiché decidono gli uomini di passare allo stato di società e quindi transitano dallo stato di natura allo stato di società attraverso il contratto sociale. Tutte invenzioni. Non c'è mai stato nuovo, lo stato di natura non è mai esistito. Per intenderci, questo lo dice Rousseau e non lo dico io. Rousseau scrive espressamente in più parti nel discorso sull'origine dell'ineguaglianza tra gli uomini, in una lettera a Christophe de Beaumont, lui dice: lo stato di natura non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai. A me lo stato di natura mi serve perché io sto ipotizzando determinate cose. Quindi mi serve come ipotesi di partenza. Va bene? Se voi leggete il contratto sociale, tutti si ricordano sempre il contratto sociale nel primo periodo. Tutti nascono liberi dovunque sono in catena. Però non si ricordano del periodo successivo, dove si dice: guardate che io sto costruendo una cosa che non vi serve per liberarvi dalle catene del potere. No, le catene del potere le dovete tenere. Io vi sto costruendo un modello attraverso il quale voi siete contenti di avere quelle catene. Cioè, vi giustifico perché ci sono quelle catene e anzi dovete essere contenti perché ve le tenete. E costruisce questo modello che è quello della democrazia, che in questo momento è il migliore modello che c'è in assoluto. Attenzione, non è una critica. Però capite bene che la costruzione che viene fatta è una costruzione che è di questo tipo, cioè lo stato di natura che non è mai esistito è ipotetico, costruisco il passaggio allo stato, quindi non è naturale la convivenza umana, ma la convivenza umana nasce da una indicazione volontaria dell'uomo, la costruisco attraverso un'altra ipotesi che non è mai esistito, il contratto sociale, di cui tutti parlano ma non c'è mai stato nessun contratto sociale. Solo Locke dice sì, forse c'è stato un contratto sociale, ma in realtà non c'è mai stato, e si è costruito un modello per il quale il principio della politica, o se volete il soggetto principale della politica, non è più la comunità, ma è lo Stato. E lo Stato è qualcosa che viene costruito come se fosse un individuo a sé stante che è diverso dalla comunità, come se avesse una sua identità particolare, va bene? Quindi noi siamo abituati, noi siamo i servi dello Stato, che dire i servi di nessuno, tanto per intenderci. Il problema è, e quindi che cosa fa? Si capovolge quello che era il modello dell'antichità, cioè il modello che funziona fino alla scolastica, dove cioè lo Stato, o comunque il suo potere, è al servizio della comunità. Quindi il soggetto principale della politica è la comunità e lo Stato o le istituzioni sono al servizio della comunità. Quello che si è andato a costruire, quindi il modello, attenzione, dal 500 ad oggi, e va cambia allora, dopo 4 secoli, 5 secoli, non è facile, ma il modello che ha costruito la giusnaturalismo e tutti questi autori è un modello che ha invertito le cose, cioè la comunità non è più il soggetto principale, ma il soggetto principale è il soggetto Stato. E ha costruito un'altra cosa, che è la differenza tra il pubblico e il privato. Il pubblico è una cosa e il privato è un'altra. Io sono eticamente irreprensibile nel privato, fuori sono un fetente. Quindi io penso una cosa e ne faccio un'altra. Io ritengo una cosa e sono stimolato e giustificato a farne un'altra. Perché questo? Perché stato di natura e stato di società non coincido. Lo stato di natura è un modello, una cosa che c'è quando uno è isolato, lo stato di società è qualcosa che c'è quando uno è in comunità. Ci siamo? Allora, non è fatto senza motivo, cioè il modello dell'antichità è stato capovolto. Teorie e prassi non coincidono più necessariamente, coincidono eventualmente, comunità e stato non coincidono necessariamente, coincidono eventualmente, e in realtà pubblico e privato sono due forme diverse. Diritto e morale, politica e morale, non coincidono più, perché la morale attiene alla sfera interiore, la politica alla sfera esteriore. Ci può essere una morale, tant'è che voi parlate, ci parla di morale privata e morale pubblica ed etica privata, come se fossero due modelli diversi, capito? Allora, tutto questo in realtà, per certi versi, nasce da qui. Nasce da Telesio, da Campanella, anche se loro non volevano sicuramente questo. Però questo è il grande contributo che viene dato alla modernità e dove forse un po' di responsabilità ce l'ha
l'istituzione ecclesiastica quando, per poter garantire se stessa, in realtà ha bloccato un determinato, come dire, progresso culturale che avrebbe potuto forse instradare in una maniera differente. Ma questo non è avvenuto, per cui tutto quello che è arrivato dopo in realtà ha una sua giustificazione. E qui mi fermo, grazie.